Grazie Presidente. A questo punto è stato chiamato in causa tante volte. Sentiamo un pochino che cosa ne pensa Alessandro Canovi, non ha bisogno di presentazione. La domanda è se, come dice il Presidente Lotito, il giocatore sostanzialmente è l'immobile. Vabbè che lui insomma, è appassionato di Ciro Immobile, lo possiamo capire, però insomma se tutto si rifà alla trattativa come può essere il mondo immobiliare. Il mondo immobiliare ha avuto una grossa bolla, invece i costi dei calciatori mi pare che aumentino. Quindi chi è che crea questa bolla? Il procuratore? La società? Come funziona? No, vabbè, innanzitutto saluto tutti e chiaramente trovarmi d'accordo con il Presidente Lotito, sono d'accordo con molte cose che ha detto il Presidente. Ci sono delle situazioni che però vorrei specificare, nel senso che secondo me, grazie a questa nuova norma che è stata introdotta nella legge finanziaria, solamente c'è un qualcosa che noi abbiamo sempre combattuto, no? Di essere riconosciuti come una categoria professionistica, professionale, perché prima d'ora non esistavamo. Esistavamo con regolamenti di federazione, però eravamo protagonisti di un qualcosa del mercato, però senza regolamenti, senza essere riconosciuti. Adesso stiamo diventando un qualcosa di più, poi bisognerà vedere, come diceva giustamente il Presidente, il Professor Gambino, come verremo regolamentati, perché per questo punto bisogna vedere adesso quello che succederà. Io vorrei approfittare della presenza dei tre relatori che vedo che parleranno dopo di me, perché di fatto sono persone con cui ho esperienze tutte e tre, che sono l'Avvocato Ferrari, il Dottor Azzaretto, che io conobbi quando io ero dodicenne, e Stefano Fiore, che abbia l'onore di essere il primo procuratore, proprio per far capire che cosa significa quello che è stata la cosa del procuratore. Allora, con l'Avvocato Ferrari noi abbiamo in comune un'iscrizione alla Federazione Francese, che effettivamente ci regolamenta, ci controlla, quindi vengo a chiarire un dubbio che ha espresso il Presidente Lotito su Jorge Mendes, e secondo la Federazione Francese Jorge Mendes appartiene alla Federazione Portoghese, perché là siamo obbligati nell'iscriverci nella Federazione Francese per poter esercitare in Francia, siamo obbligati a parte dare certificati penali, residenza, quindi là non c'è neanche del minimo 5 anni, là se hai un minimo carico pendente non sei assolutamente disponibile. Possibilitato a lavorare in Francia, e là si vede anche la provenienza delle federazioni, quindi della gente. Jorge Mendes risulterebbe, secondo la lista che abbiamo lì in Francia, federazione portoghese, quindi è sotto il controllo almeno fiscale, secondo loro. Secondo non ero io, riferito a... Vabbè, però, l'altro risulta in Olanda adesso, risulta in Olanda l'altro adesso. Prima era Inghilterra, poi in Olanda, perché almeno lì, nella federazione francese, vi è una trasparenza su quello che è la nostra attività, e siamo regolamentati perché è una legge dello Stato. In Francia infatti è stata l'unica a non recepire la deregulation della FIFA, proprio perché vi era una legge dello Stato nella quale tutti gli agenti sportivi, per tutti i sport professionistici, devono passare prima un esame, credo al CONI corrispondente, e poi le varie federazioni. Quindi ci sono gli esami della federazione di calcio, pallavolo, pallacanestro, credo rugby, perché anche lì è un certo tipo. E quindi noi lì siamo tutelati. In Francia abbiamo avuto delle tutele abbastanza forti, anche delle problematiche, perché poi quando lavoriamo con le squadre francesi, chiaramente dobbiamo fare tutta questa situazione. Con il dottor Azzaretto io mi ricordo quando io avevo 12 anni, forse neanche, però insieme a mio padre furono testimoni del primo grande professionista del calcio italiano, che fu Falcao, che ebbero vari rapporti per vari... Che significa che questo lavoro inizia dall'81, cioè io sono testimone dall'82 con il dottor Azzaretto, che vedevo dove Falcao insieme all'avvocato Cristoforo Colombo e mio padre, che all'epoca era fiduciario dell'AIC, e quindi all'epoca era dove la C, in quel momento forse un po' più moderna dell'attuale IC, secondo me, quindi andava a controllare che i propri assistiti cosa accadeva. L'attuale secondo me ancora non ha, abbiamo una posizione noi come IAFA, come un'associazione molto critica nei confronti dell'associazione dei calciatori, perché secondo me non controlla il nostro lavoro, dando adito a altri personaggi che secondo me non ha avuto
come l'AIC come controparte vera, normativa, contro, anche ben prima del 2015, contro certe situazioni di agenti che non erano, soprattutto italiane, molto chiare. Però all'epoca, già allora, il giocatore, nell'82, Falcao fu il primo, aveva la gente. Cioè, la gente che fece un ottimo contratto con all'epoca la Roma, con il presidente Gianni Viola, che era, non era sicuramente molto contento, io capisco bene le posizioni del presidente Lotito, ma è giusto, è la controparte, è normale, è una dialettica di parti. Però quello che mancava, all'epoca già c'era un po' più di controllo, perché all'epoca proprio il procuratore non esisteva, e c'erano gli avvocati, di cui io appartengo a questa famiglia, anche se impropriamente, perché non essendo l'unico forse della famiglia non essere avvocato, laureato in legge, ma non ho, per somma vergogna della mia famiglia, non ho fatto l'esame d'avvocato, venendo da una famiglia di avvocati. E, però c'era bisogno di assistenza, quindi io non sono assolutamente contrario, e con noi come associazione, anzi secondo me gli avvocati e gli agenti sono totalmente compatibili, a maggior ragione di come sta andando il mercato adesso, perché poi adesso il mercato si sta dividendo in due grandi settori, parliamoci chiaro, squadre come la Lazio, come posso mettere la Roma, cioè questi ambienti che chiaramente hanno sia l'acquisizione ma soprattutto che vendono a grandi club che in questo momento, ahimè, sono all'estero, quindi grandi mercati come può essere Paris Saint Germain, come può essere la Madrid, Atletico Madrid, Barcellona e soprattutto Inghilterra in questo momento. Quindi ci sono questi giocatori che hanno bisogno di questa tutela legale, dove i contratti si cominciano ad essere sempre più complicati. Io ho contratti a fare con il Paris Saint Germain e vi posso assicurare che non avrei mai la capacità giuridica per poter controllare, sia perché comunque parliamo di diritto francese, ma soprattutto per come sono composti, anche perché lì il giocatore non è come qua un lavoratore subordinato, ma è un lavoratore autonomo, quindi con tutte le difficoltà nel poter giuridicamente poter controllare un contratto. Quindi a maggior ragione all'estero si notano sempre più avvocati insieme ai procuratori. E cosa fa il procuratore? Tutela chiaramente a livello di trattativa con la squadra e a volte anche come intermediario, anche se poi l'intermediario sono sempre quei 4-5, non è che ce ne sono di più di grandi procuratori che fanno di intermediari a grandi livelli, insomma, rimangono quelli, e là ci sarebbe il perché. Altra domanda, come ha fatto leggerissimamente capire il presidente Lotito prima. È chiaro che tutto questo con un regolamento reale, quindi controlli reali, e sono d'accordo anche sul io non metterei un tappo, metterei un tariffario come fanno gli avvocati, con i massimali ben determinati. Questo perché no? Perché la gente deve essere controllata. Noi abbiamo fatto grandi lotte per essere controllati, chiaramente controllati anche nell'entrata, deve venire gente preparata a poter tutelare. E arrivo a Stefano, perché con Stefano Fiore non è che ce ne sono tanti giocatori, o Gianni Chedda, cioè giocatori che erano già pensanti a 18 anni. Adesso molti giocatori, giustamente per vari motivi, chiaramente non hanno una capacità di poter gestire anche il procuratore. Quindi bisogna fare in maniera tale che il procuratore che arrivi sia chiaramente di fiducia, e assolutamente non può essere determinato dalla società, essere di fiducia del giocatore. Però bisogna anche tutelare che arrivano un professionista. Questo secondo me è indubbio. È una problematica che va risolta solamente con un controllo. Quindi sull'esame in Francia lo fanno, in Italia ho capito che non è ancora previsto l'esame, però allora bisogna trovare dei meccanismi in maniera tale che un avvocato o un procuratore abbiano le capacità giuridiche, non dico morali perché quello si dà per scontato, per poter tutelare l'interesse del giocatore. Dico questo perché in questo momento il mercato va in questa direzione, cioè va nella direzione economica. Chiaramente già all'epoca vostra credo che era già un mercato diverso da prima degli anni dei vostri colleghi negli anni 80, forse solo Falcao era comunque a livelli diversi. Però è chiaro che in questo momento senti cifre che è chiaro che hanno bisogno di essere tutelati. Quindi secondo me, io termino l'intervento dicendo che mi sono ritrovato d'accordo con il presidente su molte cose. Ne abbiamo combattute con la federazione, perché lei sa benissimo che noi come associazione a voi credo non eravamo molto simpatici, che eravamo quelli che più combattagliavamo, no? per determinare, o per solamente per richiedere un controllo. E io ribadisco,
il mercato sta andando in una direzione dove il giocatore, io continuo a non ripetere, non definirlo, come famiglia non ho mai fatto questo, definirlo un immobile, un prodotto. Si lavora insieme, chiaramente siamo dei professionisti e come tali dobbiamo essere pagati, però se in base a dei rapporti veri, che non siano di convenienza. Negli anni, fine anni 90, inizio anni 2000, è chiaro c'è stata una struttura che lei ha combattuto, Presidente, che era quella, quella nella nostra categoria, però là in effetti erano anche colpe, è vero, però era anche vero che c'era una convivenza, no, della situazione, quindi il conflitto di interessi là era, però in quel momento c'era un mercato che era positivo economicamente, cioè il giocatore non aveva difficoltà ad andare da una squadra o un'altra perché vi erano le famose sette sorelle. A queste sette sorelle, che erano le squadre che noi definiamo tale, quattro sono quasi fallite, una sola non è fallita grazie allo titolo, per le altre tre, Napoli, Fiorentina, sappiamo bene che fine hanno fatto, cioè hanno dovuto recuperare un certo tipo, per rimanere a quell'epoca, a quel momento, è il Parma, vabbè, è il Parma. È chiaro che tutto questo era un'assenza di regolamenti. Allora io credo che in questo momento possiamo, siccome il calcio in Italia, io continuo a ribadire che è un, non è solamente un fatto economico, lo è, ma è anche sociale, anche di costume, anche di cultura, ma è anche qualcosa che sappiamo fare bene, perché i calciatori sono gente, calciatori bravi gli italiani. Sarebbe un'opportunità per poter regolamentare tutto, ma dandogli anche degli strumenti per diventare tali. E noi in primis i procuratori. Ed è questo il nostro lavoro da fare in questo momento, è questo che io cerco di fare nel mio piccolo, quello che cercherà sicuramente di fare Fabrizio, quello che consiglieranno Gianni Ched e Fiore ai propri colleghi, ai giovani colleghi, cioè cresce, però devi scegliere bene il procuratore è la ragione del Presidente. È chiaro che siamo parte della vita del calciatore, però dipende per fare che cosa. Grazie, grazie mille.